Buongiorno segni di terra. Buongiorno, buongiornissimo. Sei tante attese, tanto attesa. Mi sono impappinata. Tanta attesa per i segni di terra, per le mie amiche dei segni di terra. Ma io che ci posso fare se avete votato in questa maniera? Ho seguito le indicazioni. È vero che vi lascio per ultimi, devo essere sincera. Non sembra, ma quasi sembra. Tra voi i segni d'acqua, insomma, ve la giocate, però. Stavolta non sono stata io, non ho deciso io, quindi è decisione vostra. Quindi perdono, perdono, perdono. Andiamo a vedere questi amati, amatissimi segni di terra. Segni di terra che questa settimana, bah, rimangono quasi immutati perché abbiamo un ingresso particolarmente importante questa settimana. Venere che entra in toro, finalmente un poco di luce per questi segni di terra, finalmente. Il 14 Venere entra in toro, entra nella sua casa, quindi radiosa Venere che ci può aiutare. Andiamo a vedere se vi aiuta. Andiamo a vedere. Entrerà il 14, quindi mercoledì. Allora, energia interna. Ah, scusatemi, non ho detto il segno, quindi mischiamo. Chissà perché stavo partendo col toro, forse perché ho parlato di Venere in toro. Allora, partiamo col Capricorno. Capricorno che c'ha sempre Plutone dalla sua parte e chi lo smuove? Plutone. E quindi diciamo che è particolarmente statico. Dai, andiamo a vedere adesso, sì che li possiamo andare a vedere. Energia interna del Capricorno, il mondo al contrario, energia esterna, il Sole. Come si muove la settimana per il Capricorno? Il matto e la forza. La sfida per il Capricorno. Gli amanti al contrario. L'energia della settimana, la torre. Va. Allora, il mondo al contrario. Per il Capricorno è tutto bianco nero, no? Solitamente è sempre così. E anche questa settimana sarà così. La vedo male, nel senso avete un'energia un po' negativa. Avete l'energia di chiusura, ma la vedo più come una chiusura in voi stessi, questo mondo al contrario, questa voglia di non partecipare al mondo. Questo vostro continuare a catalogare le cose in bianco e nero senza vedere le sfumature. Il sole, qualcosa viene alla luce questa settimana, qualcosa vi sarà chiaro, ma soprattutto è qualcosa di positivo. Matto e forza. Volete buttarvi? Cioè, in genere la settimana inizia con questa sensazione di rinascita per certi versi, no? Di ributtarsi. E tra l'altro siete molto forti a fine settimana. Devo dire che c'è forte, sento forte questa energia di ricominciare. O di cominciare qualcosa. Gli amanti al contrario. Qua c'è una situazione che va sanata. Quindi cerchiamo di sanarli. Cerchiamo di sanarla. Cerchiamo di sanare questo rapporto di coppia. La sfida è sanarlo. O ritrovare un equilibrio all'interno di una coppia. La torre, settimana di cambiamenti, di bruschi cambiamenti, andiamo a vedere quali sono, ma sono cambiamenti che secondo me che vi portano, che vi rafforzano o rinforzano. Allora, vediamo perché molti dei Capricorno questa settimana si troveranno a dover scegliere se andare via o restare. Andare via fa tanta paura, tanta tanta paura, però vogliono chiudere con un certo tipo di vita. Vogliono che percepisco è che vogliono chiudere con un certo tipo di vita, vogliono rimettersi in moto, vogliono rimettersi in viaggio, a volte anche un viaggio fisico, questo carro. In ogni caso c'è una scelta da fare per chiudere delle situazioni. Per andare via fisicamente, qui non è chiudere così emotivamente, qua è proprio
andare via fisicamente da un certo tipo di situazione. È anche una situazione che chiaramente vi fa paura, che mette in ballo tutta una serie di emozioni. Esternamente che succede? Mamma mia. 5, 6 e 7, interessante. Qui c'è un'evoluzione in questo sole. Conflitti, voglia di successo e difese. In ogni caso, chissà perché, comunque c'è qualcosa che si viene a chiarire, che porta tanti conflitti, vi fa alzare le difese per certi versi. Secondo me qualcosa viene a galla questa settimana nel Capricorno. Qualcosa viene a galla che vi fa andare in una direzione differente. Sì. Avete studiato tanto una situazione, vi siete tanto impegnati, adesso improvvisamente è come se le cose si sbloccassero, siete pronti per andare. Le difficoltà, lo scoramento, tutto è finito, è giunto alla fine. Adesso è il momento di rialzarsi e lanciarsi in nuove azioni. Capricorno pensa tanto, pensa pure troppo e sta pensando a come muoversi. Però questa forma di pensiero è una forma di pensiero che gli dà forza. È molto forte questa settimana il Capricorno, forte di tutta una serie di decisioni che deve prendere, che è costretto secondo me a prendere in un certo modo. È come se si facesse chiarezza esternamente al Capricorno e solo così finalmente in grado di ricominciare e di prendere le decisioni. Questo è quello che mi arriva. La chiarezza che lo costringe, perché secondo me viene costretto a lanciarsi in nuove opportunità e nuove sfide, che in ogni caso comunque gli danno forza. Si sente molto forte e nella sua modalità di pensiero c'è poco da fare, quindi c'è ancora una forte inazione. Però, è forte questo pensiero, questa voglia di andare avanti in ogni caso. Ok, io non voglio dire sempre le stesse cose, però qui mi pare abbastanza chiaro. Qui c'è una situazione, quello che verrà alla luce, secondo me, è una situazione in cui c'era qualcuno di troppo in una situazione ufficiale. Ecco perché con gli amanti al contrario, qualcuno di troppo in una situazione ufficiale qui c'è stato. E io capisco che quella carta di conflitto, di difesa, eccetera, esternamente, che arrivano esternamente, mi sa che quel sole, quella chiarezza, si fa chiarezza proprio in una situazione simile. Si fa chiarezza in una situazione simile questa settimana. Per molti Capricorno, però questa chiarezza alla fine, sì, ok, li porta a soffrire, però poi alla fine si lasciano dietro questa sofferenza, finalmente ricominciano, hanno voglia di ricominciare, diventano ogni giorno più forti. E infatti c'è la torre, qualcosa di improvviso questa settimana arriva, e la voglia di ricominciare è tantissima, bellissime queste carte, asso asso, qui c'è proprio la voglia di finire una cosa e ricominciare un'altra. Secondo me tanti Capricorno aspettavano questo momento. Così, a sensazione. Secondo me tanti Capricorno aspettavano questo momento di chiarezza, questo momento di mettere le cose in chiaro, che sarà, che inizierà esternamente a loro, ma che poi farà anche, e sarà pure improvviso, ma che poi provocherà tutta una serie di nuovi inizi. C'è poco da fare, se qualcosa crolla si ricomincia ed è molto molto chiaro qui. Capricorno, settimana abbastanza particolare, devo dire, perché qui qualcosa si scopre, qualcosa viene alla luce, che
che siate lei, che siate l'altra, che siate lui, che siate l'altro, o che siate dei colleghi, eccetera, eccetera, qualcosa viene alla luce che non è che vi piaccia tanto, vi dico la verità, che crea tanti conflitti. Però è una situazione che finalmente vi permette di ricominciare, perché secondo me siete stati un poco negativi in questo periodo, invece vi permette di ricominciare, arriva improvvisamente, ma vi permette questo crollo, perché crolla qualcosa questa settimana, assolutamente questo crollo vi permette di ricominciare. Ok, questo era l'oroscopo del Capricorno per la settimana che va dal 12 al 18 aprile. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati scrivetelo nei commenti, se volete iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e sarete sempre avvisati dei prossimi video. Ormai questa di la so a memoria, la me la sogno pure di notte. Allora, col Capricorno per oggi vi ho finito, ci vediamo settimana prossima, passiamo adesso al segno del Toro. Eccoci segno del Toro, eccoci per il vostro oroscopo. Andiamo a vedere quali sono le vostre energie questa settimana. Ricordiamoci che il 14, quindi mercoledì, Venere entra nel vostro segno, quindi finalmente un poco di pace. Avete Urano che già, insomma, qualche grattacapo ve lo dà, però con questa sua voglia di muoversi, che da voi insomma sta un po' stretta. Adesso però Venere finalmente vi illumina. Andiamo a vedere quindi cosa succede al Toro questa settimana. Energia interna, forza al contrario, energia esterna alla Luna. Come si muove la settimana? Dalla papessa al contrario all'appeso. Quante volte oggi questo appeso? Quante situazioni in bilico che ci sono? Allora andiamo a vedere qual è la sfida della settimana per il Toro, il mago al contrario. Qual è l'energia della settimana? Il matto al contrario. Debolezza, comincia con una grande energia di debolezza questa settimana per il Toro. Siete deboli fisicamente, psicologicamente, c'è qualcosa che vi turba. Esternamente c'è una situazione molto molto poco chiara che vi crea perturbazioni, se così si può dire, turbamenti. Allora, la papessa al contrario è l'appeso. Qualcosa dentro di voi non vuole venire fuori, non volete vederlo, non volete vederlo, preferite rimanere in attesa, però andiamo a vedere, poi esplicitare effettivamente queste carte, cosa ci vogliono dire. La sfida è il mago al contrario, la sfida è non muoversi, non agire. O smetterla di agire in maniera subdola, ora andremo a vedere. Il folle al contrario, l'energia della settimana è quella di qualcuno che si vuole buttare a tutti i costi in qualcosa o che invece proprio non si vuole muovere. Penso che comunque corrisponda al fatto che non si voglia muovere. Andiamo a vedere la forza al contrario per il Toro, perché? E vabbè, perché queste carte? Qui c'è una situazione sentimentale, sicuramente, in cui vi sentite traditi, in cui non, qualcosa non vi è chiaro, in cui avete deciso di, da cui avete deciso di allontanarvi, ma anche proprio da un punto di vista comunicativo, vi siete chiusi in voi stessi, da soli vi siete chiusi, vi siete chiusi in una scatola, attaccati, non volete più comunicare in questa, situazione, relazione sentimentale, in questo rapporto, e questo allontanarvi vi rende particolarmente deboli, eh? Vi sentite traditi, qui c'è quella sensazione del tradimento, più del tradimento proprio di qualcuno che incrocia le armi per difendersi, comunque, per difendersi. La Luna. Esternamente abbiamo un rapporto che apparentemente è bello, ma che nasconde molto. Arrivano notizie relativamente a questo rapporto, a questa persona. Però vedete, la luna e il fatto che nasconde, qua c'è qualcosa che è veramente poco chiaro da parte di questa persona o di questo rapporto. C'è veramente qualcosa che non vi convince.
Inizio di settimana un po' claudicante. Avete voglia di cominciare da zero, di mettere, di spiattellare tutta una serie di cose, di verità e di cominciare da zero. C'è qualcosa che non volete vedere. C'è un istinto che vi dà delle notizie, che vi suggerisce la verità, ma voi non volete assolutamente vederla. Cioè, d'altronde qui l'abbiamo visto, cioè le cose poco chiare. Voi non volete che venga fuori, invece secondo me questa cosa verrà fuori. Con queste due carte, questa cosa che voi finora non avete potuto vedere verrà fuori. Però alla fine non è una cosa brutta. Perché come se ho la percezione che voi finalmente vi rendete conto di quanto sia intenso un sentimento che avete. Probabilmente è un sentimento legato a una persona che per voi è già stata importante, molto importante. Allora, per il Toro questa settimana esternamente si fa avanti perché c'ho le comunicazioni da parte di qualcuno. Che però voi non riuscite a capire che voglia. Ecco, proprio per dirla in parole povere. E poi durante la settimana lo capite che vuole questa persona. Tra l'altro anche voi avete dei sentimenti per questa persona. E voi avete voglia proprio di capire, ma anche di buttarvi, anche se ci andate molto cauti. Qua c'è amore in questa stesa. Ma l'avevo visto qua. Qua c'è amore. Voi vi rendete conto di quanto ci tenete a questa persona? Di quanto l'avete aspettata per certi versi. Il mago al contrario. Le carte vi dicono di non rifiutare la comunicazione, perché secondo me molti di voi vorranno rifiutare la comunicazione con questa persona, vorranno rifiutare il confronto. Invece le carte vi dicono di non rifiutare il confronto, di parlare, di esaminare tutte le possibilità, è chiaro, però di parlare per non avere poi un giorno né rimorsi né sensi di colpa. Il matto al contrario. Sì, continuo a dire che qua c'è qualcuno che arriva questa settimana, qualcuno che vi porta benessere, però con cui voi siete molto in conflitto. Io non sono sicura che voi lo volete questo rapporto. Probabilmente qui è che quello che non volete vedere è che questa persona effettivamente è onesta quando vi dice che vi ama. O non volete proprio averci a che fare con questo sentimento di amore. Quindi per molti di voi si avvicina qualcuno con cui voi non volete avere a che fare, non volete sentire le sue parole d'amore, assolutamente. Per altri invece vi renderete conto che quello che avete dentro è amore. Anche se voi cercate di guardare questa situazione da tutti i punti di vista, non dovete rifiutare il confronto con questa persona. Assolutamente. Potrebbe essere anche una situazione lavorativa, occhio, una comunicazione che vi arriva improvvisamente di una situazione lavorativa e voi per un attimo avete delle remore, delle paure. Invece vi dicono le carte che non dovete avere remore, che dovete comunicare, dovete parlare, dovete vagliare assieme, dovete considerare tutti gli aspetti di questa situazione, perché potrebbe essere bella, anche se vi lascia molti conflitti. È come se questa situazione, ripeto, non fosse chiara per voi. Vi lasciasse in qualche modo insoddisfatti. Vi sentite l'energia di qualcuno si deve buttare al buio. Questa energia in cui voi vi sentite, non è la vostra energia, vi sentite come se vi doveste buttare al buio. Ok? Questa era il Toro per la settimana che va dal 12 al 18 aprile 2021. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati scrivete nei commenti, se volete iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e sarete sempre avvisati dei prossimi video. Io col Toro ho finito, col Toro ci vediamo la settimana prossima, adesso passiamo al segno della Vergine.
Vergine, buongiorno. Ancora una volta, ultimo, ma non ultimo. Assolutamente non ultimo, però ultimo in questa domenica per quanto riguarda, in questa settimana per quanto riguarda la lettura dei segni. Allora, andiamo a vedere che tipo di energia ci sono per voi, ricordando anche a voi che la presenza di Venere, l'ingresso di Venere il giorno 14 nel segno del Toro apporterà benefici anche a voi. Quindi andiamo a vedere qual è l'energia interna della Vergine questa settimana. Il diavolo, qual è l'energia esterna? L'imperatrice, come si muove la settimana? Gli amanti e il mondo al contrario. Qual è l'energia, la sfida della settimana? L'eremita. Qual è l'energia? Il mago al contrario. Bene. Allora, il diavolo. Questa settimana i Vergine hanno un'energia abbastanza tosta. Tutto quello che vedono lo vorrebbero. Molto attirati alle loro passioni, non hanno intenzione di dire no alle loro passioni, hanno intenzione proprio di seguire i loro istinti. Esternamente c'è una situazione particolare, sembrerebbe una famiglia, sembrerebbe una situazione comunque che sta crescendo, che si sta evolvendo, probabilmente anche una situazione relativamente a una madre, però andiamo a vedere. Gli amanti e il mondo al contrario. Inizio della settimana si apre sotto il migliore degli auspici. Ti incontrerete, avrete a che fare con qualcuno che amate tanto, oppure la vostra coppia sarà composta e tranquilla. Ma a fine settimana vedo un attimo qualcosa che non va, un blocco di comunicazione, un blocco, una fine. Faccio da andare a capire che cosa sta succedendo. La chiarezza è la vostra sfida, nel senso dovete smetterla di allontanarvi per fare chiarezza, dovete smetterla di allontanarvi. Il mago al contrario, il Vergine della settimana ha una energia molto manipolativa, molto manipolativa. D'altronde, diavolo è mago, basta, abbiamo detto tutto. Molto manipolativa. Qui il Vergine della settimana entra in un'energia di fare quello che vuole a costo di tutti. Andiamo a vedere. Di far muovere pure gli altri, che quando è manipolativa, insomma, molto particolare. Andiamo a vedere il diavolo. Dunque, qua c'è qualcosa che vi stressa, ma che è nei vostri pensieri soprattutto. Ma è un'ossessione, non un'ossessione, è proprio il seguire i vostri istinti. Vi siete chiusi per tanto tempo, adesso sentite questa forza dirompente a seguire il vostro istinto. Continuate a pensare sempre alle stesse cose comunque. Siete in un loop mentale, eh? Siete in un loop mentale, volete seguire le vostre passioni, vi danno forza le vostre passioni, senza vi sentite debole, vi sentite ammalato o ammalata. Vediamo perché l'imperatrice. Esternamente a voi c'è una persona che userà molto la logica, che userà molto il raziocinio, che sarà anche particolarmente pericolosa, che vorrà aprire un discorso con voi, vi metterà di fronte a tutta una serie di cose, vuole anche fare crescere. Allora, per molti si tratta della madre o di una madre di famiglia, eccetera, eccetera. Qui c'è una situazione che si dovrebbe aprire, che si vorrebbe aprire, ma questa persona è in un rigore molto, molto, molto di logica, molto, molto di logica, di razionalità. Tende a combattervi, tende anche a ferirvi, ma più che ferirvi, vedo che qui sono state bipareggiate come. Forse siete alla fine comunque di tutte queste sensazioni di tradimento. Qui c'è una sensazione di tradimento.
La persona esterna ha una grande sensazione di tradimento, che è giunto al culmine comunque, che è giunto al culmine. Però dato che è giunto al culmine, qualcosa potrebbe anche ricominciare. Allora, wow, gli amanti con tutti arcani maggiori, incredibile, 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 temperanza, mondo e luna e gli amanti, ragazzi. E che vi devo dire? Che settimana è la vostra? Di esplosione proprio. Qua qualcosa che avete atteso, riapre le comunicazioni, qua riparte, qua c'è proprio. Però occhio, occhio che ci sono troppe cose nascoste che rischiano di venire a galla, occhio. Qui è qualcosa che voi amate, probabilmente anche all'interno di una coppia si ripristinano le comunicazioni che si erano chiuse per qualche periodo. Ancora l'imperatrice, ancora questa madre di famiglia, ancora questa donna che voi reputate bellissima, stupenda. Qui c'è comunque occhio che questa donna se ne va. Occhio che questa era una chiusura. Quindi voi sì, vi mettete nell'ottica questa settimana di riaprire un discorso all'interno di una coppia, un discorso che è da lungo tempo, di ritrovare l'equilibrio, ecco, all'interno di una coppia, però ci sono troppe cose nascoste. Troppe cose nascoste. E alla fine questa situazione minaccia di procedere al contrario rispetto a quanto vi aspettate. C'è come una chiusura comunicativa, un andarsene via. La ruota gira, ma gira dal senso di inverso da come te l'aspettate voi, eh? Questa persona che potrebbe darvi tanto, potrebbe essere uomo o donna. Ora qua io ho parlato di una. Qua in questo caso parlo di una madre, adesso ok, c'ho l'imperatrice, però potrebbe essere un uomo o una donna. Prenderanno il largo, vi daranno le spalle. Siete stati troppo indecisi rispetto a un'apertura, rispetto a offrire il vostro amore, rispetto a cercare di capire. Ma qua qualcosa improvvisamente si svela, qualcosa improvvisamente si capisce. Occhio, la vostra sfida è rimanere secondo me la sfida è proprio cercare di allontanarvi per capire. Entrambe le energie ci sono di allontanamento, di capire, di cercare di capire. Entrambe le energie, quindi qua qualcosa succede questa settimana che mette a repentaglio tutta una serie di vostre. Mette a repentaglio la vostra situazione emotiva, sentimentale. Questa settimana dovete rimanere calmi, calmi, se no qua succede il 48. Perché il mago al contrario? E vabbè, manca a dirlo. Ma che settimana è quella della Vergine? Dunque, la Vergine inizia quella settimana in cui vuole abbandonarsi a qualsiasi tipo di passione, stanca di rimanere chiusa, bloccata e vuole riprendere tra l'altro forza anche all'interno di un matrimonio per qualcuno di voi. Per altri è proprio che vuole abbandonarsi, vuole prendere forza dopo essere stato, tra virgolette, ammalato, dopo essersi sentita ammalata, stressata. Esternamente. Arriva qualcuno, arriva la comunicazione di qualcuno, ma è qualcuno che si sente tradito da voi. Qualcuno che vorrebbe ricominciare da capo. È qualcuno comunque che voi avete tradito, che si è sentito tradito o che è arrivato al culmine della sofferenza. Vi ricontatta e vuole ricominciare da capo con voi. Vuole che questa situazione comunque cresca.
E per la prima parte della settimana, devo dire che le carte sono molto belle, cioè vuoi effettivamente rientrare in un rapporto d'amore, ritrovate equilibrio in un rapporto d'amore, un rapporto che tra l'altro vi sembra totalizzante, bello, immenso, però avete la percezione che qualcosa non vada, che ci siano delle cose che non sono chiare, ma soprattutto avete paura. Di cosa avete paura? Avete paura di quello che succederà dopo, perché dopo qui io vedo chiaro l'allontanamento, chiara la chiusura delle comunicazioni. Qua qualcosa non va per il verso giusto, qualcosa si muoverà e non va per il verso giusto. E credo che questa donna o questo uomo, ma la vedo più come energia femminile, se siete voi potreste essere voi, a un certo punto prenderà coscienza col fatto che non è quello che vuole. Non vuole più essere tradita, troppe spalle. E c'è stata una grande mancanza di comunicazione qua. E questa donna adesso non è disposta più a passarci sopra, c'è la ruota, vuole cambiare le cose, donna o uomo, ok? Però vedo più proprio la donna, per cui se voi siete donne, ok, siete voi che non volete andare oltre, se c'è un uomo, se siete un uomo, è la donna che non vuole andare più oltre e vi mette i paletti. Ecco perché la vostra sfida è rimanere comunque lì fermi, concentrati, perché qualcosa questa settimana rischia di scoppiare se vi muovete. Di travolgervi. L'energia della settimana è quella del mago al contrario. Voi iniziate la settimana d'altronde dicendo che volete seguire le vostre passioni. Sì, effettivamente voi volete andare, volete inseguire il vostro asso di bastoni a qualsiasi costo. Però occhio, state tradendo troppe persone, se non anche voi stessi. E questo vi potrebbe costare caro. Voi già state cercando di avere tanto. Di avere tanto, di avere una situazione bella, ottimale, con una persona con cui volete ricominciare da capo. Però, e siete disposti a usare qualsiasi mezzo per ricominciare con questa persona. Il problema è che state attenti a chi andate a tradire, perché si può ritorcersi contro di voi. Quindi la settimana è molto particolare, perché inseguirete quello che volete a qualsiasi costo. E a qualsiasi costo significa anche fare uso di armi che non sono alla pari, perché vedete questo cavaliere, questo cavaliere sì, è nelle spire del drago, però vedete cerca di il drago è molto più forte di una spada alla fine, no? Il drago lo sta proprio puntando, però guardate quanto questo cavaliere c'ha le spade, ma qua ci sono persone che sono senza spade. Qui c'è una situazione veramente anomala. Qua ci sono più persone, tra l'altro, coinvolte. Qui è una situazione da cui non riuscite a districarvi. Ecco quello che mi arriva per i Vergini settimana. Questa settimana i Vergini si trovano a dover affrontare una situazione che li attrae in modo particolare, un cominciare di una situazione che attrae in modo particolare da cui non riescono a districarsi. D'altronde abbiamo il diavolo, c'è qualcuno che proprio li attrae e non riescono a uscirne fuori da questa. È come se si sentissero in trappola rispetto a questo richiamo e sono disposti a tutto pur di cedervi. Ok, fatemi sapere, Vergine, perché molto 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 particolare questo oroscopo, quindi voglio capire esattamente che settimana avete, ma soprattutto in che tipo di energia siete, cosa vi risuona di questo oroscopo. Dopodiché, se vi è piaciuto, mettete un like, se vi siete ritrovati, scrivete nei commenti quello che vi ho chiesto assolutamente. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Io con la Vergine e con tutti i segni di terra vi do appuntamento alla settimana prossima, però l'ho chiuso con questi segni e do appuntamento loro alla settimana prossima. Ci vediamo presto. Bye bye.